Ciao ragazze, nuovo maxi video spesa della Lidl. Siamo tornate adesso e vi mostro velocissimamente cosa abbiamo acquistato con la collaborazione di Ale, come potete sentire, la mia patatina che è qui nella sdraietta che mi guarda. Allora, parto da questi. Sapete che siamo fedelissimi clienti di pannolini Luppilù perché ci troviamo stra bene e hanno anche la linea che segnala quando hanno fatto la pipì i neonati, come i propri Pampers. Mi trovo veramente veramente molto bene. Poi quindi di questi due pacchi, perché comunque dentro ce ne sono 42, per ora ancora la taglia 2 da 3 a 6 kg e mi trovo da Dio. Poi ho trovato il formato convenienza di questo Mino bianco qua, detersivo igienizzante in polvere per 50 lavaggi, costava abbastanza poco, quindi dopo guardiamo da scontrino, ma comunque era molto conveniente. Poi Scotex, noi utilizziamo Scotex come se non ci fosse un domani con il cane. Poi maxi maxi paccone di carta igienica, 4 veli, super conveniente, 3 euro e qualcosina mi pare, no, 2 o 2,99, 10 rotoli, 160 strappi, 4 veli, quindi bella spessa e secondo me per essere una 4 veli è veramente un ottimo prezzo. Poi in super offerta c'era la settimana, c'era un mix di settimana americana e settimana giapponese, quindi non ho capito di che settimana si trattasse, ma un sacco di sconti, tra cui burro d'arachidi da utilizzare quando devo condire magari i pancake, non so mai cosa utilizzare, quindi fantastico. 2,30 euro questo maxi barattolone di burro d'arachidi da quasi mezzo chilo, 450 grammi. Ale parlotta anche lei perché anche lei vuole fare il video. Dopo saluti. Poi, sempre della settimana americana, abbiamo voluto provare questi cereali. Parlottina. Questi cereali Crunchy Clusters con, aspettate che l'ho letto prima, muesli croccante con 7% noci. Mi fa morire. Con 7% noci di pecan e 2% sciroppo d'acero. Spero di aver letto giusto. Comunque, questi qua, vedete, della linea americana Lidl. Non abbiamo mai preso granché della linea americana, quindi siamo curiosissimi di provare. Poi, gnocchetti di patate, semplicissimi. Ho preso delle piadine riminesi. Io sono mezza riminese, o meno mi considero tale perché mia nonna è romagnola, quindi ogni tanto la piadina ci vuole. Poi ho preso questa pasta qui, che è la pasta sfoglia. Che ne pensi tu? Amore, guarda come ride. Pasta sfoglia, comunque si vede un po' buio il video. Poi abbiamo preso i cereali classici per la colazione. Mettiamoli là. Poi ho preso questa scatolina qua di biscotti per quando viene qualcuno a trovarci. Non lo so, mi ispirava anche per metterci poi eventualmente dentro le cosine del cucito. Con questa immagine di Parigi, Champs-Élysées. Molto carini, sono appunto della linea francese. Per quello vi dico, non ho capito di che settimana si tratti alla Lidl, perché c'era un po' di roba francese, americana e giapponese, di tutto un po'. Poi ho preso le cialde per la mia macchinetta. Queste sono compatibili con la Dolce Gusto e sono molto buone, ve le consiglio. Le hanno cambiate, hanno fatto la scatola, prima c'era il sacchettino. Aspettate che mi avvicino alla busta. Porca miseria, quanto pesa! Poi, oh, così sono più comodi. Bustina di grana padano doppio. Pasta brisée, mi spiccio prima che la bimba piange. Salsiccia di suino arrotolata, della linea speciale grigliate. Polpa mutti, anche questa in super super offerta. Poi, plum cake integrali con farina integrale. Mai presi alla Lidl, sono curiosa di provarlo. Poi mozzarella, paccone di mozzarella, amore! 4 mozzarellone. Poi due confezioni di carne per, ok, è caduto il sacchetto, per Nala. Questa qua con trippa e questa qui con pollame. Aspettate che recupero.
il sacchetto. Poi pane integrale, sempre della linea americana McKennedy. E questi gnocchi qua che abbiamo voluto prendere da provare con Speck, Alto Adige, IGP e Brie. Questi qui. Ok, facciamo un po' di spazio così vi faccio vedere la seconda busta. Seconda busta, due confezioni di queste bio gallette, perché le ho trovate solo bio, ma perché è così buio? Della Certossa. Bio gallette di mais, sono in fissa con le gallette di mais in questo periodo, mi piacciono di più di quelle di riso. Queste le ha volute prendere Ricky, sono dei ganci fatti così ed erano scontati del 30% a 2,09 euro anziché 2,99, quindi li abbiamo presi. Poi ho voluto provare queste specie di aperitivo, patatina aperitivosa. Snack di mais gusto agrodolce, non so minimamente che gusto possa avere, ma era sempre nel settore giapponese, vedete che comunque lo stile è molto giappo. Poi ho preso due pacchetti di queste salviette qua, tre pacchetti, fatemi sapere se voi le avete già provate, gli ingredienti non mi sembravano male. Sono della Sensitive, sempre Luppilù, visto che Luppilù non mi ha mai deluso, insomma fatemi sapere cosa ne pensate, se le avete già provate, ce ne sono tantissime, sono 100 salviette in ogni pacco, quindi sono veramente tante e costavano 1,75 euro a pacco, quindi ottimo prezzo. E ne ho prese 3 pacchi. Voilà, queste le mettiamo qui. Poi ho preso un po' di dischetti grandi della Sien, che utilizzo per la bimba in realtà, perché voi andate a comprare i dischetti di cotone per neonati, li pagate 3 volte tanto. Io vorrei capire il motivo, perché è sempre cotone, eh? Però magari voi sapete il motivo, magari è cotone trattato in una maniera diversa, però per pulirle con il detergente, la coscettina piuttosto che il piedino, insomma mi sembra che possano andare benissimo anche questi dischetti qua che si utilizzano per il viso, quindi non penso che siano tossici, insomma. Quindi questi qua, che mi pare 1 euro e qualcosa, sono maxi dischetti. Poi ho preso questo ace con sistema multigetto per pulire il WC con il nuovo getto fatto così, era in offerta alla Brezza Marina. Poi ho preso i dischetti anche per me più piccolini da mettere nel dispenser. Poi c'è la crescenza. Poi l'estate, adesso me ne bevo un goccino perché ho una sete pazzesca, che abbiamo aperto da bere lì mentre facevamo la spesa. Poi abbiamo preso questi noodle, non ho capito che gusto sono. Appena lo capirò ve lo dirò, ma penso al pollo. C'era il pacco convenienza, tutti questi pacchettini 99 centesimi. Noi ogni tanto li acquistiamo, quindi li abbiamo presi. Poi abbiamo preso le ricariche per la lametta della Sien che abbiamo già. E poi un pacco di biscotti Fiordi integrale, questi qua. Ora, devo capire se c'è un'altra busta o meno, mi pare ce ne sia ancora una. Eccola qui. C'è anche un baby melon. Questo qua, baby watermelon, scusate, non melon. Eccolo qui, abbiamo voluto prendere questo piccolino perché non volevamo caricarci esageratamente, quindi anche questo mo dove lo piazzo. Vabbè, lo rimetto qui. Poi abbiamo preso i biscottini della fortuna, giusto così per passare il tempo. Poi abbiamo preso un po' di, qua c'è giusto due schifezzucce, i Kinder Cards che Federico anche adora, e anche a noi, come negarlo, e questi qua che non prendiamo da almeno 4 anni e quindi Ricky li ha visti e si è illuminato e li abbiamo comprati. Philadelphia. E ultimo ma non meno importante, questa salsa al cioccolato, che credo sia sempre della linea americana, non lo so, però è una linea mai vista,
che volevo avere di scorta in casa per quando voglio fare i pancake, giusto da dargli un po' di condimento. E niente, questa è la nostra spesa. Credo di avervi fatto vedere tutto. Qui c'è il gran casino. Adesso andrò a sistemare tutto. E saluta anche lei. Ciao!